Sono 6 le ordinanze di custodia cautelare eseguite all'alba dai carabinieri del Comando Provinciale di Pescara nei confronti di 3 uomini e 3 donne, già noti alle forze dell'ordine, ai quali l'autorità giudiziaria contesta una serie di furti in abitazione ai danni di persone anziane mediante la pratica del raggiro. Le vittime venivano adescate in strada dai malfattori che si facevano credere amici, parenti, tecnici della caldaia e in un caso persino carabinieri. Una volta in casa, i malviventi ripulivano le vittime, ignare di tutto, di gioielli, soldi e bancomat. Ma le indagini dei carabinieri hanno dato un'identità certa ai malfattori, che ora dovranno scontare le loro pene. 4 arresti in carcere e 2 ai domiciliari, come spiega il capitano Antonio Di Mauro, comandante della compagnia dei carabinieri di Pescara. Tutto nasce poi da una denuncia formalizzata e messa a sistema gli elementi acquisiti con una serie di altri elementi a disposizione degli investigatori, con l'ausilio di attività tecniche, si è riusciti poi a far luce su quella che era anche la rete e quindi i collegamenti tra vari soggetti sospettati che poi sono risultati indagati che parliamo di 3, complessivamente sono 6, 3 donne e 3 uomini, e agivano sempre a gruppi da 3, al cui interno un ruolo fondamentale era ricoperto da una donna. Le donne in questo meccanismo avevano proprio la funzione di entrare subito in empatia con la vittima, andare proprio a colpire nei punti deboli, quindi la parte più vulnerabile di queste persone anziane, che comunque, anzi la maggior parte dei casi comunque vivono da sole e quindi anche un po' vulnerabili da un punto di vista della sfera anche emotiva. Il periodo temporale oggetto di indagine va dal dicembre 2019 all'estate, quindi all'agosto del 2020, indagine avviata nella primavera, dove poi insomma siamo risaliti a quelli fatti in precedenza e poi man mano operavamo e intervenivamo su quelli in atto, per un totale, quindi l'attività di indagine che poi ha portato a cristallizzare responsabilità penali in ordine a complessivi 9 furti in abitazione. Parliamo di comuni costieri, quindi fascia costiera che riguarda comunque comuni di Pescara piuttosto che della provincia di Teramo e in alcuni casi anche alcune persone residenti nella provincia di Chieti, tra cui Ortona, per esempio.